Coraggio, ragazzi, guardate qua, coraggio di questo maschio con la sua femmina. Ovviamente anche lei non si vuole muovere. Stiamo a 10 centimetri, ragazzi, ce li ho proprio davanti. Nessuno dei due si muove. È una cosa spettacolare per me. Allora, ecco, lei immobile, gli occhi aperti. Si vede il terrore, la paura ovviamente è normale, anche se sa benissimo che non gli farei mai del male, ma sono sempre degli animali. Guardate lui, ragazzi, fiero insieme a lei. Questo è l'amore della mamma. Questi in gabbia, ragazzi, si muovono come niente, capito? È normale, sono degli uccellini. Ma qui, in questo caso, guardate qua, tutti e due immobili, ragazzi. Tra un po' la tocco, nessuno dei due cenna a muoversi. Incredibile, spettacolo. Tra un po' il maschietto se ne va perché è una cosa normalissima. Ma è sempre lì. Eccolo, di ritorno addirittura, wow. Dovete aspettare, ragazzi. Lei, niente da fare. Non si muove di un centimetro. Ma dovrei trovare l'ovetto. Eccolo qua. Il quinto uovo che prenderemo. Eccolo qua, ragazzi. Spero che vi sia piaciuto il video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao belli. Ragazzi, dimenticavo, ogni volta che la femmina esce dal nido dovete dare come un piccolo premio, come vedete qui, qualcosa che a lei piace, ok? Così diciamo si scorda dell'avventura passata, perché alla fine si terrorizzano loro, eh? Ma noi siamo obbligati a prendere l'uovo, ragazzi, così si chiudono tutti insieme. Ok? Questo è il consiglio di oggi. Dunque, ogni volta che fate uscire la femmina per prelevare l'uovo, date un piccolo premio, ok? Come in questo caso lei. Potete dare, che ne so, semi germinati, un pezzettino di mela, per esempio. L'importante è che date qualcosa, ok? Eccola qua che balla, felice, come se nulla fosse successo, ok? Dai, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Ciao, belli.